Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi ed il terzo giorno risuscitò dalla morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare vivi e morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel primo mistero gaudioso contempliamo l'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele a Maria della nascita di Gesù. In questo primo mistero cominciamo a girare nelle opere del Fiat creante e redimente. Mettiamo il nostro ti amo anzitutto nella creazione, tutta così come uscita dalle mani dell'Altissimo, su tutti i doni di grazia che fece ai nostri progenitori e su tutti gli atti che essi fecero nel divin volere prima della caduta. Il nostro ti amo e la nostra gratitudine sulla promessa immediata dopo la caduta dei nostri progenitori di inviare il futuro Redentore e su tutte le opere di Dio compiute attraverso la sua volontà nell'Antico Testamento. Mettiamo soprattutto adesso il nostro ti amo nell'attimo sublime, divino, in cui il Verbo, d'accordo con tutta la Santissima Trinità, partì dal cielo, usiamo il nostro modo antropomorfico di parlare, per incarnarsi nel seno della Vergine Maria. Pieni di stupore, ecco, accogliamo il Fiat di Maria, mettendoci un infinito ti amo, entrando nel divin volere, portando in questo atto il ti amo di tutta la creazione, di tutte le creature passate, presenti e future. È il centro assoluto, ecco, di tutta la storia che Dio ha fatto fuori di sé. Il momento in cui ella disse fiat mihi, secondo un verbo un tuum, acconsentendo all'incarnazione del verbo. Mettiamo il nostro ti amo nel formarsi delle primissime cellule, ecco, della Santissima Umanità di Gesù, dalle cinque gocce di sangue di Maria Santissima, sangue purissimo e virginale, ecco, da cui fu plasmata la Santissima Umanità di Gesù. E mettiamo anche il nostro ti amo sulle acque virginali in cui il Figlio di Dio fu custodito durante il tempo della gestazione da Maria Santissima. Fu un momento straordinario e sublime per lei, un momento di assoluta estasi e di contatto sublime con l'Altissimo, con un bacio infuocato di amore tra lei e lo Spirito Santo che la rese feconda. Ci mettiamo in contemplazione adorante e diciamo con tutta la creazione il nostro ti amo, ti lodo, ti benedico, ti adoro e ti ringrazio, Signore Gesù, per l'opera dell'incarnazione. E ringraziamo, lodiamo, benediciamo e mettiamo il nostro devoto e amorevole ti amo sul cuore immacolato di Maria Santissima, ecco, che di questo
l'evento degli eventi, portento dei portenti, fu lo strumento docile, attivo, ecco, consapevole, generoso. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel secondo mistero gaudioso contempliamo la visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta. Anche qui entriamo nel divino volere, ci facciamo attualmente presenti a tutti gli eventi che contempliamo in questo mistero, a partire dall'ispirazione che la Madonna accolse e ascoltò di andare a visitare Elisabetta. E contemplando questo mettiamo il nostro ti amo nella mente, nel cuore, così fusi e con Dio, così solleciti nell'accogliere le divine ispirazioni, e chiediamo anche alla Madonna di darci la sua stessa capacità di conoscerle, di discernerle e immediatamente di metterle in pratica. Sul viaggio che fece accompagnata da San Giuseppe fino alla dimora di Zaccaria e di Santa Elisabetta, stendiamo il nostro ti amo sull'asinello che ebbe l'onore di portare su di sé le membra virginali di Maria Santissima. Contempliamo la scena del saluto di Maria a Santa Elisabetta e mettiamo il nostro ti amo sulla suavissima voce della Madonna. Ecco, la voce della Madonna è una voce assolutamente celeste, è una composizione di armonie non immaginabili, ecco, da orecchie e da mente umana. Ancora di più, ecco, mettiamo un grandissimo ti amo su ogni sillaba, su ogni lettera, ecco, oltre che su ogni parola
del Magnificat che la Madonna pronunciò in questa occasione, che è il più grande cantico di lode e di amore che sia mai stato scritto e detto per l'Altissimo. Sulla voce di Maria, sulle corde vocali di Maria, sulle labbra di Maria, sulla lingua di Maria che pronunciò queste parole e sul cuore, ecco, da cui questo cantico sgorgò come una celeste, mistica, istantanea composizione che avrebbe allietato per secoli, per millenni, la preghiera stessa della Chiesa. Stendiamo anche il nostro ti amo sulla figura di Zaccaria, sui contatti che la Madonna certamente ebbe anche con quest'uomo, contatti pieni di misericordia ma anche pieni di prudenza. Certamente la Madonna, pur avendo un grandissimo amore e una grandissima compassione per questo sacerdote, insomma, ridotto a silenzio forzato per meditare sulla sua mancanza di fede, certamente la Madonna non ha violato però il segreto del re, quando poi il Signore si sarebbe degnato di far comprendere tutto a Zaccaria. Ella sarebbe stata la prima a gioirne, ma non ha mai anticipato, nemmeno in nome dell'amore, della misericordia, le disposizioni e i voleri dell'Altissimo. Nella parte finale di questo mistero ci pensiamo poco, ecco, ma si contempla un grande dolore della Madonna, che fu certamente quello che provò quando San Giuseppe lo andò a prendere, passato il tempo trascorso a casa di Zaccaria e di Elisabetta, e certamente fu la prima circostanza in cui dovette percepire lo stato di Maria. E la Madonna, vedendo che quest'uomo non reagiva, non faceva segni di adorazione, non diceva nulla, comprese che ancora non aveva saputo, che non aveva avuto nessun tipo di informazione dall'alto, e certamente cominciò anche lei nel suo cuore immacolato non poco a soffrire. Quel cuore che oggi ricorre la Madonna di Fatima e la mostrò circondato di spine, certamente in quella circostanza fu proprio avvolto da un fascio rovente di spine. Ecco, noi mettiamo tutto il nostro amore, tutti i nostri ti amo, le nostre carezze su quel cuore, ecco, offrendoci come lei stessa chiese a Fatima, come consolatori, come riparatori di questo cuore tanto addolorato, oltre che Immacolato, che contempliamo in questo mistero, ovviamente sempre regale, pieno di fede e di abbandono, anche in circostanze così drammatiche. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel terzo mistero gaudioso contempliamo la nascita di Gesù in Betlemme. Entriamo di nuovo nel divino volere e facciamo rivivere alla Madonna e a San Giuseppe, rioffrendogli quegli atti stupendi del Fiat Supremo che furono compiuti il giorno del loro matrimonio, e il sigillo del loro amore, lo scambio degli anelli, ecco, prima di questo e la rivelazione a San Giuseppe della verità circa la gravidanza di Maria Santissima. Ecco, mettiamo un immenso ti amo in questi misteri, entrandoci dentro li rioffriamo a Giuseppe e a Maria perché ne possano ora, ecco, attraverso questo divino contatto del tempo con l'Eterno, di nuovo risentire la bellezza e la gioia. Ecco, ancora di più facciamo questo con l'istante divino della nascita virginale del Figlio di Dio, una delle più grandi, certamente, estasi d'amore che la Madonna abbia mai vissuto in tutta la sua esistenza. Ci facciamo presenti a questo evento e lo rioffriamo alla Madonna ora perché attraverso questa nostra offerta possa tornare nuovamente a viverlo e a goderne tutti gli splendidi e divini effetti. Torniamo un attimo indietro e pensiamo al modo con cui il cuore di Maria pieno di amore e la mente di Maria piena di fede hanno accolto il decreto di Cesare Augusto che chiedeva alla Sacra Famiglia lo spostamento a Betlemme. Forse San Giuseppe non se lo aspettava, ecco, ma certamente la Madonna subito comprese che quel decreto che sembrava un atto di prepotenza politica era in realtà, e questi sono i grandi misteri, il modo con cui il Signore compiva la profezia, le profezie secondo le quali il Messia doveva nascere a Betlemme. Ecco, mettiamo un grandissimo ti amo, un grandissimo ti adoro, ecco, sugli imperscrutabili disegni e segreti di Dio, ma anche modi di agire e di fare. Pensando a questo che successe alla Madonna, a San Giuseppe, in occasione della nascita del Verbo di Dio fatto uomo, pensiamo anche alle nostre esistenze, alle tante cose che non comprendiamo o che non abbiamo mai capito, e facciamo un bel giro anche nel nostro vissuto, ecco, nella nostra vita, congiungendolo con quello che stiamo contemplando e adorando in questo mistero, per dire il nostro fiat, il nostro eccomi, il nostro mi abbandono per tutte le situazioni che non abbiamo accettato, che non abbiamo compreso, che non abbiamo capito o che forse ancora adesso non accettiamo, non comprendiamo e non capiamo. Ecco, ricordando le parole di Isaia, che tanto il cielo sovrasta la terra, quanto le vie di Dio sovrastano le nostre vie e i suoi pensieri, i nostri pensieri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero gaudioso contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio e la purificazione di Maria. Mettiamo anzitutto in questo mistero un grandissimo ti amo, ecco, contemplando i primi giorni di vita del Verbo incarnato sulle adorazioni dei pastori e dei magi, e ci facciamo presenti a questi atti entrando nel Divin Volere, mettendo la nostra adorazione, il nostro ti benedico, il nostro ti ringrazio sui gesti pieni di riverente adorazione e di amore che fecero a Gesù i magi e i pastori. Mettiamo anche il nostro ti amo sul momento della circoncisione di Gesù, che purtroppo lui, pur essendo un bambino di 8 giorni, ecco, visse nella piena consapevolezza, nella piena coscienza, sentendo tutto il lancinante dolore di questo gesto ordinato ad Abramo dall'Altissimo nell'antica alleanza, e anche sul dolore immenso che in occasione di questo rito sentì il cuore di Maria Santissima. E 40 giorni dopo si recarono al Tempio Giuseppe e Maria con Gesù per compiere 2 riti, la presentazione di Gesù e la purificazione della Madonna. Ora mettiamo un grandissimo ti amo venerante innanzitutto nell'umiltà infinita che la Madonna mostrò in questo mistero, e sottomettendosi a ciò che facevano tutte le donne ebree, pur essendo lei assolutamente esente dal dovere di compiere tale bagno rituale, perché il suo parto era stato un parto divino, un parto virginale, ma ella volle darci l'esempio del non attirare mai, fino a dove è possibile, l'attenzione delle creature, passare inosservati, ecco, non notati, non considerati. Ecco, c'è un grandissimo ti amo da mettere su questa grande umiltà, e questo possa
provocare una caduta, ecco, della nostra superbia, una riduzione della nostra superbia dinanzi a tanta umiltà. E mettiamo un infinito ti amo anche nel gesto della presentazione di Gesù. Anche questo gesto il Signore lo visse in maniera consapevole, per cui mentre il sacerdote lo offriva a Dio, certamente lui rinnovava la sua offerta sacrificale al Padre, fatta ab eterno nel fiat che pronunciò dinanzi al volere dell'Altissimo che si facesse uomo, e poi all'istante stesso dell'incarnazione, in cui diede il fiat alle sofferenze che da quel momento cominciavano, ma lo fece anche in questo mistero. E con il cuore pieno di gioia ci mettiamo il nostro ti amo, e mettiamo infine il nostro ti amo sulle parole del santo profeta Simeone, in particolare su quelle in cui fu rigirata la spada nella piaga della Madonna, con la profezia dell'anche a te una spada ti trafiggerà l'anima. Ecco, noi ci facciamo presenti in quel momento, chiedendo al divino volere, nella divina volontà al Signore, di non far sentire alla Madonna il dolore di quella spada, ma di farcelo sentire a noi, ecco, che lo possa risparmiare alla Madre di Dio. E ringraziamo Gesù e Maria per quello che hanno operato in questo mistero, per il loro grandissimo ed eroico sì pronunciato per noi, su cui stendiamo il nostro ti adoro, ti lodo, ti benedico e ti ringrazio, mentre chiediamo in questa decina, ecco, la grazia di poter essere sempre fermi e risoluti e costanti nei sì che abbiamo detto a Dio, in particolare il sì dell'accoglienza del dono del divino volere, e quindi del lavoro, dell'impegno a fare sì che questa vita divina, ecco, diventi la nostra vita. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio. Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. E nel quinto mistero glorioso contempliamo il ritrovamento di Gesù fra i dottori del Tempio, i misteri della sua vita nascosta. In questo mistero contempliamo, cominciamo a girare nel Divin Volere, chiedendo sempre, entrando nel Divin Volere, di essere presenti a questi eventi. Alla fede, entriamo nella fede e nell'abbandono, anzitutto con cui la Sacra Famiglia subì l'esilio in Egitto. Sicuramente si è trattato di anni, e sicuramente, ecco, nel mistero che propriamente contempliamo in questo quinto gaudioso, e Giuseppe e Maria erano partiti da Nazareth, quindi l'esilio era certamente terminato, ma è stato un momento di grande prova per la Sacra Famiglia, ecco, un esempio per tutti noi. È un grandissimo ti amo, ti adoro, ti benedico e ti ringrazio per l'abbandono straordinario con cui vissero questo evento. Edificantissima è stato anche il comportamento della Madonna in occasione dello smarrimento di Gesù nel Tempio. Soffrì, ma anche qui soffrì in maniera non disperata, e soffrì nella certezza che il Signore avrebbe risolto in bene questa sofferenza, questa angoscia, questa prova che ella stava passando, e così fu. Un grande ti amo anche nelle parole che Gesù pronunziò a Giuseppe e a Maria dopo il ritrovamento, e poi ci perdiamo veramente nel Fiat Supremo a provare, ma è quasi impossibile ad immaginarci anche solo una giornata di vita in comune tra Gesù e la Madonna. Noi sappiamo benissimo, insomma, che tutti quegli anni di vita nascosta e in continuazione stavano rifacendo tutti i nostri atti della nostra esistenza per renderli radiosi e splendenti, e per dare a Dio e alla sua divina volontà tutto il culto e la gloria che gli uomini sono tenuti a dargli, ma che davvero quasi nessuno gli dà. Quindi facciamo nostre le perfezioni ininterrotte della vita terrena di Gesù e di Maria, facciamo nostro il loro operare nel Divin Volere. Ecco, chiedendo a conclusione di questo piccolo rosario, dove abbiamo un pochino, ecco, girato in queste splendide opere della Divina Volontà, ecco, chiediamo alla Madonna la grazia, la luce, ecco, la forza per poter muovere i passi, ecco, nel regno di questo Divin Volere dal di dentro, ecco, non rimanendo solo spettatori, ecco, o sulle porte, insomma, o alle soglie, ma inoltrandoci senza paura, ecco, con pieno abbandono e fiducia su questo sentiero di cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra. Salve, a te ricorriamo, gli esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.